Innanzitutto ringrazio Paola per questo invito che mi ha fatto, che ho accettato veramente con piacere. Ci conosciamo ormai da anni e da lei proprio ho raccolto il testimone della quale presidente dell'Associazione Firenze Alchemica, che probabilmente molti di voi conoscono. Ci occupiamo appunto di queste visite all'interno della città di Firenze in una chiave più prettamente alchemica. Quindi è veramente con piacere che gli rendo testimonianza, proprio perché è questa sua ultima fatica è un libro che ho trovato molto interessante e forse io, per quello che è la mia conoscenza, magari sbagliato come idea, però è un po' un'opera prima, nel senso che si occupa di una comunità che è stata appunto quella degli inglesi qui a Firenze, che tutto sommato oggi non è ancora stata esplorata, non è stata esplorata nelle sue dinamiche, nel suo essere un gruppo. Perché di tutti questi personaggi di cui noi conosciamo la presenza e le opere, in realtà non riusciamo, come poi ci spiegherà Fabiana, a capire che erano una piccola comunità. Una piccola comunità con un filo, diciamo, che li univa assai particolare. Sicuramente quello culturale tutti lo conosciamo e non è certo una novità. Autori di altissimo livello della letteratura e delle arti in genere. Ma quello che è un pochino più sconosciuto e che è questa parte di cui ho il piacere, diciamo, di occuparmi per studi anche personali, è proprio ciò che li univa. Allora, per capire un po' questa piccola comunità è necessario entrare un po' nella mentalità del tempo. Siamo, diciamo, come periodo storico, attorno all'Ottocento, cominciamo in realtà alla fine del Settecento, Ottocento, metà, e arriviamo fino ai primi del Novecento, del secolo scorso. A che cos'è che sto facendo riferimento? Sto facendo riferimento ad un diciamo, movimento, ad un tipo di esperienze che ancora, pur essendo conosciute fin dalla notte dei tempi, non erano state codificate. Il filo che unisce fondamentalmente tutte queste persone è quello che va sotto il nome odierno di spiritismo. Allora, lo spiritismo deve essere inquadrato per quello che è nella sua realtà. Noi abbiamo, fin dalla notte dei tempi, in tutte le culture, in tutto il mondo, qualcosa che va sotto vari nomi, il culto dei morti, no? C'è sempre, diciamo, una possibilità, un modo di poter entrare in contatto con anime o entità disincarnate. Il culto degli antenati, ad esempio, no? Dell'Oriente, tutte queste cose. Allora, noi dobbiamo partire da dei presupposti. Questi presupposti sono che da sempre l'uomo tiene e vuole mantenere un contatto con il cosiddetto al di là, che poi magari visto da là è un al di qua, però insomma, questione dello specchio, è un po' da vedere. Allora, quelli sono gli anni in cui tutto comincia ad acquisire una dimensione pubblica. Se tutti, bene o male, anche nell'antichità, avevano uno sciamano piuttosto che uno stregone o qualcuno che aveva delle caratteristiche di possibilità di comunicare con il cosiddetto al di là, ecco che diciamo, attorno al 1800 tutto questo comincia a prendere una forma, tra virgolette, moderna. Okay? Comincia a diventare, tra virgolette, una scienza. A volte, diciamo, un fenomeno riconosciuto, a volte anche un fenomeno da baraccone, perché come vedremo, poi in tutte le cose c'è sempre un aspetto che poi diventa commerciale, diventa la storia di uomini. E lì che cos'è che vediamo? Vediamo che fondamentalmente ci sono dei personaggi che cominciano a parlare pubblicamente, diciamo, di queste possibilità.
In ambito europeo abbiamo dei personaggi che sono abbastanza famosi. Uno fra tutti è Swedenborg. Swedenborg è un filosofo, persona di grande cultura, ed è il primo che scrive appunto di spiriti e di vita fuori dal corpo, parla di un al di là. Ricordiamoci anche che in quel tempo, a metà del 1800, diciamo l'Inghilterra acquisisce come colonia l'India, cioè costituisce nel suo impero l'India. Come dice, vabbè, questo è un fatto, diremmo oggi, geopolitico. E invece, da questo punto di vista, è fondamentale. È fondamentale perché? Perché, diciamo, l'arrivo degli europei in India. E non si tratta soltanto di conquista, di colonizzazione, questo è un fatto che ad oggi non importa. Mette invece in contatto una cultura, delle conoscenze che sono quelli dell'India e anche dell'India profonda, mi riferisco del Tibet addirittura, una parte dell'Himalaya, una parte montuosa, e la sua cultura con l'Europa. Questo dato è assolutamente sensibile. Il potere del serpente, famosissimo testo, no, di yoga tantrico e molti altri testi, cominciano a essere tradotti, Arthur Avalon, cominciano a essere tradotti e cominciano ad arrivare in Europa. Questo fatto dà come una sveglia a tutta quella parte di Europa che si è un po' addormentata in quelle che erano, diciamo, le dottrine mediterranee, quindi le rivivifica nuovamente. Per cui abbiamo, diciamo, sotto questa spinta tutto un fermento. È un grande momento per le massonerie in genere, quindi soprattutto è un grande momento per lo spiritismo. Di lì a poco, verso la fine del 1800, verrà anche fondata a New York e poi si sposterà ad Adyar la società teosofica. Madame Blavatsky metterà una pietra miliare, diciamo, in quello che si svilupperà poi come, anche come New Age in tutte le sue forme più o meno deleterie, però ecco, si arriva a disposizione della diciamo, popolazione ordinaria un corpus di testi, una possibilità che diventa operativa. Qui a Firenze troviamo proprio lo svilupparsi, diciamo, attorno a questa comunità di inglesi, di queste fenomenologie che in quel momento vanno sotto il nome di spiritismo. Allora scopriremo che questi, così come viene indicato, questo ristretto gruppo, questo nucleo, condivide in realtà ciò che li unisce veramente. Sono queste sedute cosiddette spiritiche. Allora, Paola usa una bella definizione di Tommaso Calamidesi che dà un chiarimento su cosa si intende per spiritismo. E dice, Calamidesi, lo spiritismo è la credenza nell'esistenza delle anime dei trapassati, spiriti, nel mondo in cui abitiamo e nella possibilità di stabilire una comunicazione con i viventi, dotati di medianità, cioè una ricettività speciale alle influenze dei defunti. Con la parola spiritismo si indicano anche taluni o tutti i fenomeni speciali detti spiritici, nonché la dottrina religiosa, morale, filosofica e cosmogonica rivelata da spiriti disincarnati. Una definizione che io trovo assolutamente pregnante. Perché? Ad esempio, Swedenborg, che è un po', diciamo, il padre di questo nucleo, no? Attraverso i personaggi che vedremo, addirittura fa evolvere le sue esperienze in quello che diventa poi una chiesa, addirittura. Okay? Quindi questa visione cosmogonica, cioè come è fatto il mondo, come è strutturato, no? Firenze più strutturato di quanto ce lo descriva Dante non esiste, no? Con i suoi vari piani. Però queste cosmogonie
tipo quella di Swedenborg, che non è l'unica, ce ne sono altre, vengono da un'esperienza o da comunicazioni che sono da spiriti disincarnati. Infatti anche la medianità, vedremo, ha diverse, diciamo, caratteristiche. Perché esiste una medianità molto bassa, che è quella dove si vede saltellare il tavolino, non lo fate, non lo fate. Perché? Perché se non ci sono personaggi preparati ci si espone a dei rischi grossi, ma grossi anche. Perché dato che funziona, funziona in base anche ai partecipanti. E se i partecipanti non sono particolarmente addentro a queste pratiche, cosa fanno? Vanno a chiamare spiriti, tra virgolette, molto bassi, cioè molto vicini a terra. Quindi non è detto che siano delle brave persone, e non è detto che se ne vogliano andare quando tu glielo dici. Quindi non scherzate con questi fatti, non ci scherzate. La medianità che occorre e che porta quei risultati che poi vedremo, sono dei grandi, grandi della letteratura, no? Addirittura si parla che alcuni di questi testi sono stati ispirati, no? Quindi occorre che il personaggio che si dispone a queste esperienze abbia una sua vibrazione di coscienza molto alta, di modo che può arrivare a quella che è definita una medianità ultrafanica di alto livello. Quindi chi incontra o chi richiama nelle sue esperienze, richiama degli spiriti molto evoluti. Da lì le grandi opere. Okay? Quindi c'è sempre, no, nell'artista, e chi è artista lo sa, c'è sempre un'ispirazione. Ecco, questa ispirazione da dove viene? Perché purtroppo ci sono, e ahi noi, basta aprire gli occhi su questa splendida città, ci sono anche ispirazioni molto basse. Il brutto la fa da padrone. Perché? Perché la vibrazione di coscienza della maggior parte delle persone oggi è a quel livello e fanno cose brutte, disarmoniche. In tutte le arti, infatti vedremo che molti di questi, alcuni sono scultori, altri pittori, altri poeti, che invece marcano il tempo, non soltanto il loro, ma anche il nostro, con delle opere assolutamente di pregio. Quindi, ben venga se esperienze di questo tipo sono fini a, cioè hanno come fine un'ispirazione di alto livello. Le altre non interessano a nessuno. Il fatto che siano uniti da questo è piuttosto visibile. È visibile anche dai personaggi. Ad esempio, uno dei partecipanti a questo gruppo è Edouard Schurer. Edouard Schurer è già teosofo della prima ora, poi diventerà antroposofo seguendo Rudolf Steiner, anche lui teosofo della prima ora, poi fuoriuscito, diciamo, per l'affaire Krishnamurti. Non so se siete pratici, però. Quando si attendeva in quei tempi l'incarnazione di un messia, no? E un po' da tutte le parti. E praticamente quando venne individuato in Krishnamurti, molti storsero il naso. Sì. Diciamo Steiner tra i primi, tant'è che uscì e fondò una nuova forma di cristianesimo che conosciamo come l'antroposofia, no? Scienza dello spirito. Edouard Schurer, teosofo della prima ora, diventerà antroposofo. Grandissimo il suo scritto, I grandi iniziati, no? Che dedica giustamente alla sua splendida moglie, questa fiamma, che diciamo lo ispira. Quindi ispirazioni, cioè, vedremo storie di grandi amori anche. È bello, perché l'amore è la forza vitale di tutto quello che facciamo. Se non ci fosse, tutto sarebbe metallico, sarebbe un meccanismo, sarebbe privo di vita. Quindi è bello vedere anche il dipanarsi di questi che, più che fisici, sembrano addirittura platonici in un certo senso. Spesso grandi differenze di età, ma non conta, non conta. È un incendio, no, che porta avanti. Questo è molto bello. E diciamo, tutto questo, Swedenborg, fondamentalmente,
è soprattutto un personaggio fiorentino che vedremo nella sua casa ancora presente, che è questo Kirkup, personaggio un po' strano, stregone, chissà come. Sì, se leggerete il libro è veramente fantastico questo personaggio, sicuramente molto carismatico, sicuramente veggente, medio, che anche lui è arrivato qui, a questo grande amore per questa popolana fiorentina, che poi gli darà una figlia, Isobel, Imogen. Nome parecchio strano, Imogen, immagine. E è curioso perché dalle cronache del tempo ci spiegano appunto come sia la moglie sia la figlia, c'è una differenza di età commensurale, più di 60 anni addirittura, no? Sì, però per chi è un pochino addentro alle, diciamo, a queste pratiche, si rende conto che quella di fatto è quella, ad esempio, che in memorie cremmerziane è la pupilla, no? E sarebbe come la palla di vetro, no? È colei che porta quel fuoco, chiaramente veggente anche lei, medium anche lei, attraverso la quale lui, il malo cosiddetto, si proietta nei mondi dell'aldilà. Quindi sono tutte caratteristiche assai strane nelle quali bisogna entrare. Quindi questa è quello di cui mi sto occupando, è proprio più una fase tecnica. Bellissima è anche la fase, diciamo, appunto sociale, no? Quella di cui adesso ci parlerà Fabiana. Quindi ecco, un filo che riunisce, che Paola è riuscita ad inquadrare molto molto bene con delle citazioni assai appropriate, personaggi particolari che acquistano anche un'altra immagine. Ad esempio abbiamo delle lettere che riguardano Mazzini, Giuseppe Mazzini, che per noi è un personaggio politico. Sentite come viene descritto, dice, e questo qui è quando manda la lettera con il testamento di Mazzini in Inghilterra, e dice: ho sentito il bisogno di farti conoscere una delle più splendide rivelazioni dell'anima, attenti, del nostro grande, del nostro santo amico e maestro. È riferito a Mazzini. Questo è come descrivono Giuseppe Mazzini. Quindi attenzione che anche molti personaggi che a noi sembrano essere esclusivamente politici sono da una parte quello che oggi chiamiamo dei frontman di un'idea, ma dietro hanno una caratteristica assai speciale. Quindi il nostro beneamato Mazzini, così come Garibaldi, già massone, no? Vengono dalla carboneria, ma vengono anche da un gruppo scelto di persone con le quali hanno dei rapporti assolutamente speciali. Quindi non sono persone comuni, non hanno ideali comuni, per nulla. Il fatto che le loro opere vengano poi, diciamo, catalogate o non abbiano il successo che dovrebbero avere, cioè non si realizzano come dovrebbero essere realizzati, non vanno sicuramente a scapito dell'idea che le ha generate. Quindi chiudo questo mio piccolo intervento, questo plauso che voglio dare a Paola per questo lavoro, e passo la parola invece a Fabiana per quella che è la storia bellissima anche di questi personaggi, di questo gruppo, di questi amori a volte travagliati o brucianti che hanno unito, diciamo, questo gruppo di persone. Grazie Sandro. Ci voleva questa introduzione proprio per mettere in luce qual è la parte più nascosta e anche più difficile per noi a volte da, invece da spiegare e da tirare fuori durante le nostre visite. Io sono Fabiana Bisa, guida turistica di Firenze
e provincia e guida di Firenze Alchemica. Sono stata una delle prime guide a frequentare il corso con Paola Maresca e la nostra Costanza e il professor Valmori, che purtroppo non è più tra noi, però erano i primi corsi che noi si frequentavano un po' così per approfondire e dare anche un taglio diverso alle nostre visite, diciamo, normali che riguardano i luoghi storici di Firenze. Poi è arrivata la pandemia, come sempre da una cosa bruttissima, ne arriva una bellissima, perché infatti io non mi sono per niente sconvolta, anzi voglio ringraziarti Sandro, perché le tue telefonate ogni tanto erano molto, Aiuta, ma aiutavano. vedi, è un po' il discorso dei gruppi, no? Anche loro, immaginati, alla fine erano pochi, e Infatti, stavano uniti, e stavano giustamente uniti, l'unione fa la infatti, forza, ti fa ecco. passare i momenti, ci fa più forti. Esatto, però le tue telefonate ogni tanto per sapere come stavo, ma io ti dicevo sto benissimo perché finalmente ho tempo per studiare e per approfondire, forse per preparare delle visite che poi in realtà abbiamo fatto, quindi io personalmente, ma qui ci sono anche altri colleghi, ho fatto alcune di queste visite che riguardano proprio la comunità degli anglo-fiorentini, dei cosiddetti anglo-beceri a Firenze, una è quella del giardino massonico, dell'itinerario massonico del giardino Torrigiani, scusate, in realtà Stibert, Tibet, vabbè, Stibert, massonico, è massonico anche lui, Stibert, e poi invece due visite su proprio la comunità degli anglo-fiorentini, una in centro, nel centro di Firenze, appunto anche a guardare quei luoghi di cui tu parli e di cui metti le fotografie che sono molto interessanti, che purtroppo non esistono più, come la farmacia inglese, che poi è diventato il negozio di scarpe Hogan, però almeno c'è rimasto qualcosa, no? L'arredamento, le lampade e qualche traccia, per fortuna l'arredamento, oppure il famoso Caffè Donei, anche quello non esiste più, però insomma c'è il negozio di Armani, vi invito a guardarlo da fuori, cercare di Non immaginarvi, entrate, non entrare, non non entrate entrate. perché è meglio di no, però guardarlo da fuori con le famose doppie colonne e cercare di immaginarsi tutto quello che succedeva all'interno di un caffè come quello dove gli inglesi andavano e erano un po' snob nei confronti della comunità degli americani che invece erano un po' più grezzotti. Anche fra gli americani poi c'erano le varie differenze, le abbiamo viste soprattutto su A Bello Sguardo, fra americani della East Coast e quindi quelli più colti, Boston e New York, invece gli americani del profondo centro, l'Ohio, eccetera, che venivano sempre visti e catalogati come americani più sottosviluppati, perdonatemi il termine. E, ecco, io volevo chiaramente prima di tutto ringraziare Paola. Ho comprato il mio primo libro di Paola, ma forse nel 2003-2004, uno dei tuoi primi libri sui giardini, che era Il giardino incantato, boschi sacri e architetture magiche, di cui ho cercato di capire qualcosa, ma ne sono uscita a pezzi, perché chiaramente non mi mancavano degli strumenti. Poi è arrivata l'associazione, ho cominciato a frequentare i corsi e da lì si è dipanato piano piano un filo, ma ci è voluto del tempo, ancora non è finito niente, ma insomma questo dipanarsi è stato molto lungo e la pandemia ha aiutato tantissimo. In questo caso. E poi ho comprato tanti altri libri di Paola, chiaramente, che aiutano molto le guide, vedo che ci sono altre guide, a dare un aspetto diverso, cioè a non fermarsi a quello che questi luoghi ci fanno vedere in maniera a volte anche così forte, no? Perché insomma sotto la cupola, voglio dire, c'è poco da capire, invece c'è tanto da capire, perché vanno affrontati forse anche in maniera diversa. Poi i miei colleghi lo sanno, quando ci sono dei clienti di un certo tipo si possono tranquillamente fare anche degli approcci diversi e vedo che hanno molto successo in realtà. Voglio dire a Paola, è difficilissimo darti la giusta, ho sempre paura di non darti la giusta importanza su questo libro che a me è piaciuto tantissimo, chiaramente me lo sono fumato in un giorno di mare, c'è cioè qui testimone il mio compagno che è inglese, a lui ho detto Stuart, Paola mi ha chiesto di fare la presentazione del suo libro e lui mi ha detto certamente è perché hai me in casa e quindi io ti aiuto a avere la visione anche dall'altra parte, dalla parte dell'inglese, ovviamente io gli faccio un sacco di domande perché voglio sapere cosa lui pensa, la persona che viene da un altro pianeta, perché è un altro pianeta. E quello che mi è piaciuto di questo libro, che lo ritengo importantissimo, anzi vi consiglio di leggerlo,
Mi è piaciuto il taglio perché Paola, tu l'hai reso molto chiaro e quindi hai fatto proprio una divisione in capitoli, a parte questa introduzione generale, che è quella un po' che ha riassunto magistralmente Sandro, però poi si arriva a vedere tutti i vari personaggi, partendo dai Browning, perché sono loro, Elizabeth e Robert Browning, che fanno questa, che sono forse il centro di quella comunità di cui tu Esatto. parlavi. Perché sono loro che aprono la loro casa a tutta una serie di personaggi. Anche se bisogna dire che la storia era iniziata già da prima e Kirkup, lo strano personaggio, il mago che vive al Ponte Vecchio, in quella casa purtroppo distrutta dalla guerra, ci è rimasto poco, però al di là del Ponte Vecchio, l'angolo con Borgo San Jacopo, è proprio lui il primo degli inglesi. Di questi inglesi, mettiamola così, ad arrivare a Firenze. Anche se ora mi è venuta in mente, Paola, giustamente tutta la storia della comunità del Settecento, Sì, cioè del lasso. Grand Tour. Ecco, perché in realtà quello che viene affrontato qui sono proprio gli inglesi dell'Ottocento. Ecco, però c'è sempre da ricordarsi che la storia nasce con i Grand Tour del Settecento e quindi la nascita della massoneria fiorentina, che in realtà è la nascita della massoneria italiana, perché sembra che i primi massoni siano proprio i La fiorentini, loggia la Concordi. Loggia Concordia, ecco, sopra la prima, la loggia degli inglesi, no? Che nasce proprio con il dottor Cocchi, con Antonio Cocchi, direttore dell'ospedale di Santa Maria Nuova, e proprio so, perché lui era medico della comunità inglese a Firenze. Ecco, quindi è una storia che nasce già prima dal Settecento. Poi Paola, scusa, Sandro ha accennato a Swedenborg. Volevo soltanto dire una cosa, perché prima che me lo dimentichi, me la sono appuntata qui. Swedenborg, che c'è da approfondire molto, che ha scritto appunto le cose di cui parlava Sandro, diciamo il soggetto Swedenborg è stato oggetto anche di un film che ho visto recentemente. Ve la butto lì, magari guardatelo, non perché è un gran film, il film è abbastanza brutto, però è del 2021, vi dico il titolo in italiano, L'apparenza delle cose. Lo trovate su Netflix, io l'ho visto lì. In inglese è Things Heard and Seen. Con Amanda Seyfried, ma parte tutta la storia di questo film, che è un thriller, che è un po' così così, vi ripeto, però parte tutto dagli scritti di Emanuel Swedenborg. Questo per dire che è un argomento per pochi, sì, certamente lo è, però le tracce ci sono ancora e Sì. continuano a venire fuori. Ecco, quindi io ho apprezzato del film questa parte qui, Me lo ecco. ridici il titolo, per È favore? L'apparenza delle cose. Lo trovate su Netflix di sicuro perché l'ho visto lì. È del 2021, quindi è stato fatto proprio in tempi di pandemia, direi. Forse è girato proprio in quei tempi lì. E quindi diciamo che, come si dice sempre, Paola, questo fiume sotterraneo c'è e scorre, per fortuna. Anche se con degli esiti all'apparenza un po' così, non eccezionali. Non eccezionali. Ma riconosco che è un argomento complesso. Sì, bisogna dare anche il tempo alle cose. Ricordiamoci che la materia resiste, la materia fisica è inerte, quindi prima che subisca l'influsso delle idee ci vuole pazienza. Ce ne vuole pazienza. E quello poi a cui volevo fare riferimento nel libro di Paola, che mi è piaciuto molto, è il fatto che lei chiama Firenze la città del fiore. E non è un caso, perché è la città del fiore, che poi è il giglio, che poi può essere la rosa, che poi è la rosa alchemica. La nostra cattedrale è fatta a forma di fiore, e quante volte ne abbiamo parlato, non è un caso. Il fiore è questo poemetto probabilmente scritto da Dante, anche se non ce n'è la certezza, seguendo la tradizione del Romain de la Rose, questo fiore che è un simbolo della sapienza. Nel caso della cattedrale viene anche considerato il simbolo del contenitore della vita di Cristo, quindi la Madonna è la sede della sapienza e quindi una nostra cattedrale è dedicata alla sapienza, ma in realtà è tutta la città che è dedicata alla sapienza e quindi mi è piaciuto molto che tu l'abbia chiamato la città del fiore. E poi la memoria dei luoghi, questo mi è piaciuto molto nel libro, vi leggo qualcosa.
nei luoghi dove si è vissuto così a lungo, secondo tali e tanti raffinati ed antichi costumi, il passato sembra aver lasciato un notevole sedimento, un aroma, un'atmosfera. Questi luoghi che emanano ancora forse dell'energia, noi cerchiamo di farvi partecipi quando facciamo queste visite guidate, e queste visite della comunità degli Anglo-Fiorentini secondo me sono bellissime tutte e due, tutte e tre, anzi. Io invito chi non le ha fatte a venire e a seguire appunto i programmi di Firenze Alchemica, ma forse non è una stranezza che io sia nata proprio sotto la collina di Bello Sguardo, detto anche Colle del Santo Sepolcro, e forse non è nemmeno strano che alla fin fine sia mi sia accompagnata, non so come dirlo, ad un esponente della comunità inglese, uno dei pochissimi rimasti a Firenze, perché erano molti di più, ma insomma sono sempre meno purtroppo. E questo fatto appunto di riproporre certi luoghi, come la collina di Bello Sguardo, l'ho trovata come mi ha dato la sensazione di tornare un po' a casa. Ecco, forse c'è un po' quella sensazione di cui si parlava prima che arrivasse il pubblico. Quindi, tornando un po' a come è messo il libro, a come l'ha, diciamo, suddiviso Paola, i Brownings, che sono una coppia, come la si può definire? Esplosiva. Bellissima. Armonica. E infatti vengono fatte, diciamo, delle descrizioni, diciamo alchemica, che sta prima, o animica, come dice sempre Paola. La cosa bellissima, scusa, che mi è piaciuta anche del tuo libro, è che ci sono non solo le descrizioni in italiano, le citazioni in italiano, che sono quelle che noi facciamo durante le visite, ma ci sono in inglese. Gli originali. E quindi è molto importante leggerle proprio in inglese, perché c'è una diversa espressione. Io infatti le leggevo al povero Stuart, che era con me questo giorno al mare e che mi faceva da cavo. E ci sono queste descrizioni veramente belle, che sono più, che riguardano più, come si diceva, lo spirito, che non la presenza fisica di questi due personaggi, anche loro pieni di problemi, perché sposati in gran segreto e scappati a Firenze. E poi appunto si affrontano con le fotografie, perché vi invito a guardare le immagini, che sono molto importanti, perché è importante anche vedere quali fossero le caratteristiche fisiche di queste persone. E poi appunto si va a dipanarsi, si vanno a dipanare tutti questi vari personaggi. Per esempio il medium, non ne abbiamo parlato, ma Daniel Douglas Home, questo scozzese che viene a Firenze, e questo altro centro di sedute spiritiche e di levitazioni, c'è questa immagine bellissima di lui che sta levitando dal terreno, dal pavimento, fatte nella piazza della Indipendenza, la piazza Maria Antonia, nel cosiddetto Villino Trollope. Anche quello era un centro incredibile. Fra l'altro vi do una curiosità, perché è un posto dove parcheggio il motorino spesso, lì vicino, il villino è in vendita. Sì, Io ci ho fatto un pensierino, secondo me non lo vendono perché ci sono ancora delle presenze, penso che ci siano delle presenze, però come dice Sandro, forse con un bel lavoro sulla propria coscienza si esatto, potrebbe si potrebbe approfittare. Approfittare. Cioè, del resto, se compra il divano di Shelley per dormirci Per sopra, dormirci sopra, per vedere se gli arriva qualcosa, si può fare anche con una casa. si può fare anche Questa è con una un'altra delle casa. storie contenute. Io sono rimasta molto, molto colpita dal fatto di quell'appartamento in vendita, e devo dirci che è tutto il villino. Il villino Trollope è in vendita. Ci sono al di fuori. In realtà rimane Piazza Indipendenza all'angolo con via Salvagnoli, quella strada dove c'era l'ufficio dell'Enel. Quella strada lì, davanti c'è una bellissima iscrizione che riguarda proprio Trollope, la Teodosia Trollope, Garo Trollope, eccetera. Ecco, quindi insomma, dateci un'occhiata. Insomma, se qualcuno ha intenzione di comprare la casa, io lo comprerei personalmente. Ecco. Andrei proprio contro a. E poi ecco gli altri personaggi, appunto Savage Landor, lo scultore Hiram Powers. Anche questa è una storia bellissima. Se venite a fare il giro con noi vi portiamo proprio in questi luoghi dove loro avevano gli studi, non solo, ma
soprattutto su Bello Sguardo, Paola, quando facciamo queste visite guidate, che ovviamente riguardano persone che sono morte e defunte da un paio di secoli, però alcune delle loro famiglie sono tuttora viventi. Per esempio, i discendenti di Hiram Powers vivono nella villa Brichieri Colombia a Bello Sguardo, e quindi parliamo anche di quello che succede oggi, no? E quindi questa memoria dei luoghi che prosegue, questo filo che prosegue. E anche un'altra cosa di cui volevo parlare, se c'è tempo e, no, e siete ancora belli svegli, il ruolo della donna, ecco questo, perché noi cerchiamo di parlarne, però poi purtroppo le visite guidate sono sempre, devono essere sempre concentrate e poi bisogna muoversi da un luogo all'altro, ma ci sono delle donne incredibili qui, perché essere donna in quegli anni lì non era semplice. Assolutamente. Quindi, invece oggi. Volevo dire che era un pochino meglio, però certamente c'è ancora tanto da fare. Ma la Harriet Hosmer, questa prima scultrice, donne poi che hanno anche problemi di omosessualità, perché problemi a casa loro, ma non a Firenze, che era una città liberissima, ed infatti per quello anche Oscar Wilde frequentava la Torre di Bello Sguardo. Perché? Perché lui qui non aveva nessun problema a rivelare la sua preferenza nella vita privata. Quindi questa libertà di Firenze, questo ruolo della donna che è sempre combattuto fra carriera e vita privata, perché ovviamente l'ossessione è quella che se si inizia a fare le scrittrici poi non si riuscirà ad avere una vita privata. Quindi le due cose erano considerate inconciliabili. Oggi sono da giocoliere, non so come definirlo, però si possono almeno provare a fare. E poi grande amore, come diceva Sandro, perché forse l'amore di Churet verso la Margherita Albano Mignatti è qualcosa che fa venire le lacrime. Io comprerei il libro soltanto per leggere queste parole. E, come dice Churet, vi leggo solo alcune cose: Margherita voleva darmi la rivelazione maggiore, quella della donna, della vita, tutti con la lettera maiuscola ovviamente, dell'aldilà, e insieme quella di me stesso. Quindi il fatto di trovare se stessi attraverso un amore che è così forte. Tra l'altro abbiamo parlato di differenze di età. Ora su quella di Kirkup, di cui si fanno tutte queste risate, 60 anni, 65 anche con la seconda compagna, è l'uomo più vecchio e la donna più giovane. Ma questo è il contrario per Churet e con la Margherita Albano Mignatti. Queste sono donne che sono più vecchie degli uomini, quindi diciamo che qui si ribalta veramente tutto. Tra l'altro, quando lui la conosce, lei ha già 40 anni. È già 40 anni. All'epoca, 40 anni, una donna era già... finita. Sì. Era finita. E lui invece ne parla come di una persona bellissima, proprio perché appunto si riesce ad andare al di là di quello che... Assolutamente. Poi ricordiamoci che questi personaggi non è che siano gli ultimi arrivati, cioè gente di spessore. Oggi diremo che è gente che ha calcato il jet set, cioè non è che hanno problemi di nessun tipo. Sono i personaggi, spesso sono nobili, cioè hanno avuto fino a quel tempo accesso a qualunque tipo di ambiente. Quindi quando sentiamo determinate parole, quando vediamo determinate relazioni, cioè non è che come viene adesso, dici sì, ma perché ci sarà un comodo, no, l'eredità. No, guarda che qui l'eredità non c'entra. Cioè qui nessuno ha bisogno di eredità. Cioè questi sono rapporti veri. E infatti, che cos'è che noti? Il rapporto vero del maschio con la femmina genera l'arte sublime. Esatto. Questa è la differenza, cioè non è un rapporto materializzante, è un rapporto spiritualizzante, e le opere di questi personaggi, ognuno nel proprio campo, lo testimoniano, perché come c'è scritto li riconoscerete dai frutti. Qui i frutti ci sono, cioè gli scritti, la Tempesta, Shelley, tutti, la stessa Mary Shelley, no? Cioè, esatto, che deve utilizzare il nome del marito, perché tutto, Lord Byron, così come entrano qui nel libro dove viene spiegato, no? Questa, anche lì un piccolo circolo, no? questo momento così magico e tragico, no? Ad esempio del ritrovamento stesso del cadavere di Shelley a Livorno, e cioè quello che di fatto
se uno lo guarda in prospettiva, viene compiuto un rito, perché il suo corpo, attenzione, siamo indietro negli anni, ma non poi tanto, cioè verrà arso sulla spiaggia. Quindi capite bene che chi c'è e chi decide di fare una cosa di questo tipo non è il primo che passa. Quindi questa comunità si ritrova e celebra un rito nei confronti di un suo appartenente. Quindi sono cose che viaggiano oltre il piano della normalità. Quindi vedere le cose esclusivamente con un occhio, diciamo, terreno e materialistico è sbagliato. E infatti in questi rapporti così eccezionali, così speciali, lo vedi. E il frutto di questi rapporti è proprio l'arte, no? Che è la regina di tutto. Cioè il bello è un qualcosa, no? Soloviev ce lo insegna. Il bello è qualcosa di... è ciò che salverà il mondo, come dice Dostoevskij, no? La bellezza salverà il mondo. Ecco, quest'arte poi, no, che riguarda tutto, cioè dalla produzione di sculture a romanzi, perché poi si affronta anche Henry James, che scrive dei romanzi ispirati proprio ad alcuni personaggi che lui vede, sia a casa Browning che sulla collina di Bello Sguardo, a casa di Lisa Blagden, per esempio. E mi volevo riferire a un'altra cosa, Sandro, di cui avevi accennato te prima, me la sono scritta qui per non dimenticarmela. Quando parlavi di questo troppo positivismo, a volte, quando parlavi dell'India, no? Dei rapporti fra l'Inghilterra e l'India, mi è venuto in mente, mentre tu parlavi, proprio questo desiderio che per esempio avevano anche le comunità ebraiche, che mandavano dei messaggeri qui dalla Palestina, dal luogo appunto di origine, qui in Europa, già nel Settecento, quindi nella piena epoca illuminista, con l'intento di riportare le persone verso Oriente, e cioè di orientare, di dare un orientamento alle persone. Perché? Perché c'era questo atteggiamento sempre troppo materialista. Esatto. Ovviamente il Settecento è quel secolo dell'illuminismo, quindi nell'Ottocento poi, con l'India, l'Inghilterra, appunto, come dicevi, continua a esserci questo desiderio di andare verso l'Oriente. Esatto. Infatti giustamente fai una citazione che è interessante. E dice, questo è il Correggio, come si chiama lei? Del Correggio Parma. Sì, lei che scrive. Sì. E fa appunto questa in una sua lettera, dice, è riferita proprio a questo problema, no, che viene fuori in quel tempo, questo illuminismo, questo positivismo, no? Sì. E dice, la scienza ha negato puramente e semplicemente tutti i fenomeni collocati nella categoria dell'occulto. Ora, dopo una trentina d'anni, questi fenomeni negati e volti al ridicolo si manifestarono in modo sorprendente e dall'America all'Inghilterra si sparsero nel mondo intero. Cioè, noi abbiamo questa immagine, questa fotografia, attenzione, ci sono anche dei falsi, però, di Hume, che sta levitando, si solleva in una stanza. Allora, dice, la scienza ha negato, e noi lo stiamo vedendo ancora, nega qualunque cosa, a prescindere. Cioè in un atteggiamento che non è per nulla scientifico. E che lo scienziato non deve essere un dogmatico. Certo. Il fatto che io non riesco a dimostrarlo non significa che non esiste. Al momento non ho una risposta. Ma è molto importante questo fatto, perché ribalta completamente il metodo. Quindi, non lo so spiegare, ma non è che nego che esista. E quando vedi uno che si solleva, magari insieme alla sua sedia, in una stanza, insomma, comincia, no, è per forza una frode. E invece moltissimi di questi, che come ripeto, non erano degli sprovveduti, ma proprio per niente. Dice, guarda, io sono stato testimone e ti assicuro che ero lì e è funzionato così, funziona così. Infatti ci sono questi esperimenti in case, in queste ville, e cioè, si spostano gli oggetti, si alzano, si abbassano, addirittura siamo a un momento che tutto questo, come dicevo e come viene anche indicato,
acquista proprio un fatto pubblico. Cioè questi esperimenti vengono fatti nei teatri. Cioè abbiamo proprio delle fotografie, che sono le prime fotografie, alcune, ripeto, sono dei falsi, sono fatte in doppia esposizione perché si usava la lastra, d'accordo, ma non sono tutti dei falsi, assolutamente. Tant'è che abbiamo poi un personaggio come Allan Kardec, okay, che è uno pseudonimo, no, di uno spirito, lui si chiama Rivail, francese, che col suo libro degli spiriti, ancora tutt'oggi una delle pietre miliari dello spiritismo, ci spiega come stanno le cose, cioè la forma come, tra virgolette, scienza, quando a non volerne sentire parlare è proprio la scienza ufficiale, ma di fatto è codificata. Per quello dicevo, non mettetevi a giocare, perché funziona. Terribilmente funzionante. Quindi da non fare. Sandro ci dà sempre. volevo un po' concludere facendo questo discorso. Ovviamente, come sempre, noi diciamo anche durante le nostre visite, queste sono delle goccioline poi in un mare enorme che devono farvi venire la voglia di approfondire, come si parlava prima, a noi viene la voglia di approfondire ora Edouard Churet, perché si è aperto un mondo interessantissimo, ma sono proprio veramente delle gocce. Quando preparavamo il tour con Paola, sia quello del centro che soprattutto quello dello sguardo, essendo in piena pandemia, ovviamente io mi sono messa a guardare tutta una serie di film o a leggere libri, che lei appunto menzionava in queste sue ricerche, e quindi spero che anche a voi venga questa voglia, per esempio i libri tratti dai film, anche o i libri, ovviamente meglio se anche in lingua, tratti da Henry James, che so, alcuni sono famosissimi, Ritratto di Signora, però magari sono film che abbiamo visto 1000 anni fa, nessuno si è più rimesso a guardarli, però anche La lettera scarlatta, Il fauno di marmo di Nathaniel Hawthorne, Paola mi parlava di tutti questi sceneggiati, e quindi mi sono scatenata, ma per fortuna esiste internet, e quindi è stato veramente piacevolissimo guardare anche, riguardare anche questi film, guardare gli sceneggiati, Il fauno di marmo è tutta una cosa della Rai, rifatta in maniera molto creativa, creativa. Si svolge nemmeno più nell'Ottocento, ma si svolge nel 1970, 72, poi a Roma, però dava comunque un'indicazione su quello che era stato l'origine di questo romanzo nato proprio nella torre di Montauto a Bello Sguardo, sulla quale io avevo lo sguardo diretto dalla terrazza di casa mia, e quindi ripeto, guarda caso, il caso non è mai un caso. È una legge non ancora conosciuta. Forse con la fisica quantistica sicuramente rivelerà qualcosa di molto più interessante. Nei secoli a venire, purtroppo non ci saremo più, anzi, ci saremo con un'altra faccia sotto un'altra, perché, come dice Mazzini, questo non è altro che uno dei tanti mondi possibili. E anzi, quando la sua compagna sta per morire, lui cerca di consolarla, bellissime parole, dicendole proprio: guarda che tu stai morendo, ma questa non è una morte, ma è soltanto l'inizio di una nuova vita. E con questa nuova vita lascio la parola a Paola. Grazie. Prima di tutto ringrazio l'editore Angelo Pontecorboli, che ancora una volta ha creduto in me, e che purtroppo non può essere presente per motivi di lavoro. Poi ringrazio Sandro e Fabiana per le loro bellissime parole, per la loro bellissima presentazione, e ringrazio anche Gianna e Mauro, due persone veramente speciali, che hanno fatto di questa libreria un posto veramente speciale. Grazie a te Paolo, un onore averti qua. No, un onore mio, e vi ringrazio davvero tanto. E poi ringrazio naturalmente voi due e basta, sì. Anche noi. E vi ringrazio tutti. E volevo raccontarvi una curiosità. Come è nato questo libro? Questo libro è nato come un romanzo in realtà, perché qualche anno fa, studiando i giardini storici di Firenze, mi ero imbattuta in questi personaggi. Questi personaggi dalle vite straordinarie, come abbiamo visto. Ne avevo parlato con mio marito Paolo, che adesso non è più su questa terra,
e per rimanere in tema le cui ceneri riposano nel cimitero degli inglesi, per rimanere in tema. E parlandone ci venne l'idea di scrivere un romanzo sulle vite straordinarie di questi personaggi. Lui ideò la cornice, io scrissi il testo, ci fu una prima stesura e il romanzo però rimase nel cassetto perché fummo travolti dagli eventi esterni. Dopo 7 anni ho riaperto il cassetto, ho preso il romanzo, ho fatto leggerlo a Sandro e lui gli è venuto a mente di farne una visita, anzi due visite che sono mirabilmente condotte da Fabiana a Bello Sguardo e appunto a Firenze Centro. Poi ne ho parlato con l'editore che ha letto il manoscritto e abbiamo deciso di trasformarlo in un saggio. È stata una decisione così, più adatta forse al mio tipo di studio e di scrittura. Ma una cosa, perché ho scritto questo libro? Ho scritto soprattutto, perché mi riallaccio al discorso di Sandro, per mettere in evidenza questo filo rosso che lega tutti questi personaggi, che è la ricerca spirituale. Questo filo rosso che è in sostanza una sorta di fratellanza ante litteram, anche se non appare niente. Si può definire una fratellanza animica, perché non sappiamo se ci fosse o no una società che li raccogliesse. Diciamo fratellanza animica e che fa sì che questi personaggi, pur condividendo la stessa professione, perché erano tutti poeti, letterati, scrittori, artisti, non entravano in antagonismo tra loro. Non c'erano né gelosie né invidie, ma anzi il lavoro dell'uno accresceva il lavoro degli altri. E faccio un esempio. Quando Bowers fa la sua opera maggiore, la schiava greca, Elizabeth Browning scrive un sonetto che ne spiega l'essenza spirituale, sempre alla luce delle teorie di Swedenborg, e praticamente è un'aggiunta al suo lavoro. Esatto. Quindi c'era questa, diciamo, anche se non apparente, c'era questa, diciamo, comunanza di idee, questa fratellanza, questo apportare cose su cose. E poi un altro tema è quello della città di Firenze. Questi personaggi scelgono Firenze perché, allora sì, ok, ci sono molte motivazioni di tipo pratico, la libertà di costumi, l'economia della vita, il clima, rispetto al clima inglese, se Firenze non gode di un ottimo clima, però rispetto al clima inglese penso sia migliore, ma soprattutto per la bellezza artistica della città. Questi monumenti, queste opere d'arte, queste chiese emanano delle vibrazioni sottilissime e luminose, non visibili a occhio umano, ma che entrano in risonanza con i nostri cuori, con le nostre anime. E quindi probabilmente loro che avevano queste anime elevate le avevano percepite e qui si trovavano a loro agio. Quindi è anche questa città che costituisce un po' il loro mondo, no? E poi un'altra cosa, questi personaggi partecipano ai moti risorgimentali. Siamo, come diceva Sandro, alle soglie dell'Unità d'Italia e è singolare trovare personaggi inglesi o americani che partecipano ai moti risorgimentali. E vorrei portare esempio proprio Margaret Fuller, che è una giornalista statunitense, i cui reportage travalicano l'oceano, arrivano negli Stati Uniti per informare il popolo americano sulla situazione politica dell'Italia. Ma non basta, lei, che Mazzini definiva Miss Uragano, e il nome dice tutto, testa caldissima, sale sulle barricate per combattere per una guerra che non è sua, non è sua. Accanto ai garibaldini, e lei dice, le cui camicie rosse facevano da bersaglio ai fucili, all'artiglieria austriaca. Incredibile questa cosa. Lei non sarà colpita dai fucili degli austriaci, ma avrà un destino ancora peggiore, perché dopo una breve sosta a Firenze, si imbarca per gli Stati Uniti su un cargo. In vista degli Stati Uniti, il cargo viene sopraffatto da una tempesta terribile e affonda, portando con sé la sua vita, quella del marito e del figlioletto di 4 anni. Finiscono 3 frutti, non saranno più neanche ritrovati i corpi. Era una tragedia annunziata perché Elizabeth Browning aveva fatto un sogno
premonitore, infatti l'aveva un po' avvertita e dissuasa in qualche modo a partire. Lei parte lo stesso, anche lei aveva dei dubbi, però doveva tornare negli Stati Uniti. E una parte importante, come giustamente non avete, Fabiana, sono proprio le donne. Queste donne che sono artiste, scrittrici, e che riescono a esprimere la loro professione, a fare delle opere che vengono anche apprezzate. E non solo, ma pensiamo che siamo proprio in pieno Ottocento e la situazione della donna non era, d'accordo, anche ora, ma all'epoca era veramente triste. Certo. E quindi portano anche questo vessillo di libertà, di uguaglianza. Ma pensiamo che alle donne artiste nell'Ottocento era vietato l'accesso all'Accademia. Invece esatto. Potevano entrare i loro colleghi maschi. Esatto. Non solo, non potevano studiare l'anatomia, che è necessaria, esatto. Che è fondamentale per un artista. E lo stesso vale per le scrittrici. Molte si dovevano nascondere sotto nomi maschili, pensiamo a George Eliot. O George Eliot. Esatto. Perché poter pubblicare i loro romanzi, cioè, è una cosa incredibile. Ma queste donne, che avevano ovviamente donne particolari, dalla vita particolare, da un elevato probabilmente stato di coscienza, incarnano anche un'altra funzione, che accennava un po' forse Sandro, che è la vera funzione del femminile, quella di scoprire e portare alla luce le potenzialità nascoste dell'uomo. Come dice Churet. E infatti l'esempio è proprio l'amore tra Churet e Margherita Magnatti. Margherita Albana Mignatti è una donna bellissima, affascinante, ma soprattutto intelligente e colta. Si approda a Firenze dopo un'infanzia vissuta nelle Indie orientali, e già 40 anni appunto, Churet la incontra una sera nel suo salotto, perché teneva questo salotto, in Via Larga, in Via Cavour. Appena la vide capisce che è la donna della sua vita, e scatta questo fulmine tra loro, sarà un amore assoluto. Insieme procederanno su questo percorso di perfezione spirituale. Tra l'altro Churet, come dicevi tu, come notavi, lui scriverà che proprio Margherita è stata non solo la sua guida in questo percorso, ma addirittura la sua musa. È lei che gli fa scrivere i grandi iniziati e lui, d'altra parte, promuove le sue opere, che lei era una grande scrittrice, come quella del Correggio a Parma. L'ultima opera è un'opera, secondo me, molto interessante, è scritta a quattro mani, è su Santa Caterina da Siena e interpretano insieme le sue estasi alla luce dell'esoterismo, sì. Auspicando fra l'altro una futura unione tra religione, pensa come era avanti nei tempi, tra religione e scienza, quindi erano veramente avanti nei tempi. Come dice Palamidesi, no? Sì. Formerà una nuova religione, che non si distinguerà dalla scienza, cioè sarà fusa. Sì, e dovrebbe essere così, infatti. Sì. Già si comincia a notare, no? Questa quantistica che comincia ad albeggiare come idee, pian piano porterà questo futuro. Del resto Einstein non era il primo, ma non era mica neanche l'ultimo. Ed ebbe a dire questo famoso aforisma, no? La religione senza la scienza, zoppa, la scienza senza la religione, cioè senza la fede, è cieca. Cioè, se non andate d'accordo, non si arriva. Sì, e loro, pensa come sono in anticipo sui tempi, loro sarà un amore assoluto a loro. Tra l'altro, dopo questo libro, Margherita muore tra le braccia di Churet. Lui le sopravvive 40 anni, ma non si innamorerà più di nessun'altra donna. Dopo aver conosciuto Margherita, non può innamorarsi di un'altra donna. E vorrei concludere con una piccola confessione. Quando scrivevo questo libro, quando studiavo questi personaggi, è come se fossi scivolata nelle loro vite. Ho vissuto le emozioni che trasparivano dalle loro vite intense, di questi amori assoluti, queste passioni infuocate e questi dolori anche terrificanti. Del resto si sa, il dolore e le prove sono proprio di chi si incammina in un percorso di conoscenza, soprattutto spirituale, quindi fanno parte del gioco, diciamo, no? Sono immancabili. Immancabili. E sono proprio queste emozioni che io ho cercato di tradurre in questo libro.
per condividere con i lettori, con coloro che leggeranno questo libro, non solo un brano di storia che è pure importante, ma anche proprio questo fuoco luminoso che traspare ancora dalle loro vite, molto particolari. Spero di esserci riuscita, almeno in parte. Grazie. Io volevo dire un'altra piccola frase che ho trovato l'altro giorno, che serve un po' a tutti noi fiorentini, o comunque che viviamo a Firenze, di Franco Zeffirelli, un po' perché Zeffirelli ha fatto quel bellissimo film Un tè con Mussolini, che riguarda proprio la comunità degli scorpioni, no? Tutte queste donne, tre dame inglesi, è un periodo un pochino successivo a quello di cui si sta parlando, però vi volevo leggere queste parole riferite proprio alla bellezza della città di cui tu parlavi. Quando, come sapete, lui viveva a Roma, no? La maggior parte del tempo. Quando sento che mi prende la depressione, torno a Firenze a guardare la cupola del Brunelleschi. Se il genio dell'uomo è arrivato a tanto, allora anche io posso e devo provare a creare, agire, vivere. Bello.